Adesso c'è il momento per par condicio, perché mi ha chiamato mia moglie, chi sono tutte quelle ragazze? Io ho detto aspetta, esci pure il bel ragazzo, si è acquietata. Lo diciamo, dai, Sebastiano Vitale è un vostro collega, ma certo, è anche un grande artista. È un agente della Polizia di Stato, quindi indossa la divisa e i suoi testi sono un autentico inno alla legalità. Sotto questo cielo volti ricoperti da un velo, quello che vedo non credo, di fronte a questo mondo siedo e tutto quanto non mi spiego, ad ucciderci è l'uomo ed il suo ego. Paesi con i loro conflitti umiliano le donne privandole dei diritti, l'indifferenza di fronte alla sofferenza, uno dei più vigliacchi atti di violenza. Io mi chiedo dove siamo e perché non facciamo nulla perché tutto questo non accada, mentre la gente per salvare i propri figli muore in strada. In strada. Togliamo le bende, la terra in fiamme e siamo noi ad appiccare questo fuoco. È un incendio doloso, un delitto colposo, un gioco dove tutto è pericoloso. Sogno la libertà, la tranquillità, nella normalità. E per questo sono ancora qua. Siamo ancora qui, nelle piazze, nelle strade e nei teatri. Siamo ancora qui e per questo il nostro motto è esserci sempre, noi per voi. Grazie. Io faccio solo i complimenti perché di solito questa musica, e io da piccolo l'ascoltavo e l'ascolto tuttora, è sempre accostata a dei messaggi tutt'altro che questi. Invece no, si può veicolare attraverso questo genere, quindi non è la colpa del genere musicale, è del, scusami, del deficiente che canta. Quindi in questo caso c'è una persona seria che lascia un messaggio rivolto a tutti, quindi non dobbiamo dar su il genere musicale, perché questo è stato un testo egregio con un messaggio importante. Complimenti. Se i vostri figli ascoltassero un po' più rap, ma nemmeno qualcun altro, diciamo che avremmo un po' meno problemi, diciamo. Dopo, dato che avremmo il collega delle Fiamme Oro, ho portato un brano a tema che è intitolato I principi dello sport. E per me lo sport è più o meno come la vita quotidiana, l'impegno, il sacrificio, il rispetto delle regole portano a grandi risultati. E in questo periodo storico è proprio di grandi risultati dei quali abbiamo bisogno. Sebastiano, prima di lasciarti, so che tanto l'hai appena detto, ci ritroveremo, una domanda che tanto si stanno facendo tutti, non c'entra niente con la tua musica, già lo sa dove voglio arrivare perché lui è di Milano, però origini Palermo, cioè, capisce, diciamolo, perché si sentono che c'è gli applausi e poi si sentono sei fidanzato? Bella domanda. Vabbè, per il momento una facile sono risposta. Sposato con la musica, diciamo, per il momento, impegnato con la musica. Allora volevo dire a tutte le altre sposate con la musica che lui è libero per una jam session. Ma se deve fare un no, perché lo so, sei sposato con la musica, questo la devo scrivere, bella sta cosa. Va bene, anche io sono sposato con la musica. Si chiama Mia moglie, è una canzone bella, profonda, dura, certe volte proprio dura. Abbiamo improvvisato proprio all'ultimo insieme alle ballerine che hanno ascoltato il mio brano e una coreografia, quindi è tutto improvvisato. E è veramente emozionante essere qui dopo 2 anni e improvvisare qualcosa del genere. Penso che queste iniziative e ci uniscano e ci rendano una società più compatta e forte, quindi spero che si possa dar vita a tanti di questi eventi. Impegno e sacrificio rappresentano lo sport, non giustifico il litigio se è nato dallo sport, impara a rispettare i principi dello sport, lo spirito di squadra è alla base dello sport, lo sport è unione, condivisione, lotta ad ogni forma di discriminazione, disciplina, correttezza, lealtà,
fortificano la nostra comunità. La sicurezza si raggiunge attraverso i comportamenti, fuori dallo stadio i violenti. Amo il basket, il golf, lo sport in generale. Non amo chi per lo sport ha fatto del male. Prova ad essere veramente sportivo. Distruggere non ti renderà alternativo. Condividere insieme il divertimento. Focalizzare nella mente quel momento. Tornare a casa, poterlo raccontare. Questo è lo sport, lo spirito da portare. Solleva da terra il tuo rivale. No, la guerra, la pace è il nostro ideale. Impegno e sacrificio rappresentano lo sport. Non giustifico un litigio se è nato dallo sport. Impara a rispettare i principi dello sport. Lo spirito di squadra è alla base dello sport.